Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo alcune apparizioni televisive agli esordi, come in Miss e Mister 96, e sotto A chi tocca, debutta al cinema con il film Terra bruciata, 1999, di Fabio Segatori, al quale segue, l'anno successivo, Faccia di Picasso, di Massimo Ceccherini, nel quale è tra i protagonisti. Nel 2001 è tra i protagonisti, con il ruolo di Angelica, del film Tra due mondi di Fabio Conversi. Nello stesso anno appare nella miniserie Ama il tuo nemico 2 di Damiano Damiani. Successivamente alterna i ruoli nel cinema, con quelli televisivi, recita in teatro e partecipa inoltre ad alcuni programmi televisivi, come cantante. Nel 2002 entra nel cast di Mudù. Nel 2003 fa parte del cast della serie Tutti i sogni del mondo, in cui interpreta una delle protagoniste. Poche ore prima che cadessero i veli sulla nuova trasmissione, Bianca Guaccero non aveva saputo trattenere la propria gioia per l'imminente ritorno in TV. Dal prossimo autunno staremo di nuovo insieme. Il messaggio postato su Instagram: sono incredibilmente felice. Vi aspettiamo per giocare insieme. Grazie con tutto il cuore per avermi letteralmente travolta di messaggi d'amore. Del resto, pur all'interno della propria poliedricità, Bianca non ha mai fatto mistero di sentirsi addosso il ruolo della conduttrice. Anche alla luce della traumatica fine dell'avventura A detto fatto, Bianca Guaccero e il polemico addio A detto fatto Bianca non riuscì comunque a trattenere la delusione proprio durante quell'ultima puntata. E neppure qualche polemica legata alle indiscrezioni false girate in quel periodo. Ma anche alla durata troppo spesso variabile del programma. Sono passati 4 anni da quando ho calcato per la prima volta questa passerella. Sono stati anni felici i primi, di grande scoperta per me. Gli ultimi invece sono stati molto più complicati. Comunque ringrazio tutti perché mi avete apprezzato con i miei pregi e i miei difetti. Un giorno duravamo un'ora in più, un giorno duravamo un'ora in meno. Ma voi ci siete sempre stati. Non è poi passato inosservato il saluto e il ringraziamento della stessa Caterina Balivo, che ha voluto così spezzare le voci sui presunti dissapori con Bianca. Questa è una squadra meravigliosa. Nata 10 anni fa, le parole della conduttrice napoletana: e tu, Bianca, hai fatto benissimo. Sei stata una perfetta padrona di casa. Da quel giorno su Detto Fatto è calato il sipario. Nelle scorse settimane si erano sparse voci su un possibile ritorno della trasmissione, con un titolo differente, nei palinsesti Rai, e con una nuova conduttrice. Ma per il momento l'ipotesi è rimasta tale.